Amici di Pianeta Monza, buongiorno. Oggi qua per voi in questo settimanale abbiamo tante news, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Lo stadio Brianteo diventa We Power Stadium. Accordo di sponsorizzazione tra AC Monza e la società che si occupa di calzature e abbigliamento da lavoro. L'accordo sarà valido per la stagione calcistica 2020-2021 e nasce durante un recente incontro tra il presidente di We Power, Franco Zeni, e il presidente Silvio Berlusconi. Un solido patto tra imprenditori volto ad accompagnare l'AC Monza verso traguardi sempre più importanti. Il leone che ruggisce, iconico brand sinonimo di protezione e comfort sul lavoro, campeggerà con lo stesso stile impeccabile che contraddistingue i suoi prodotti sull'insegna della casa della squadra e anche su uno spazio esclusivo sul fronte delle divise da gioco. Ecco il comunicato esposto dall'AC Monza. La passione e il cuore pulsante della grande famiglia biancorossa, pronta a vivere la stagione del grande sogno. Il comfort è quello dello You Power Stadium, implementato con nuovi servizi per far vivere allo spettatore un'esperienza sempre migliore. Il lavoro caratterizza la Brianza, il nostro territorio di riferimento, nonché zona di eccellenza industriale e imprenditoriale. Sabato scorso si è giocato Milan-Monza. Oggi qua per voi abbiamo un ospite che ormai è di casa qui a Pianeta Monza. Sto parlando di Matteo Delbue, che c'è stato anche nei video precedenti e che darà un piccolo commento tecnico sulla partita. Dopodiché daremo il collegamento ad Antonio che si trova a Monzello. Vediamo. Il Monza torna da San Siro con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il 4-1 finale è un risultato troppo pesante per il Monza, che è andato subito sotto, ma poi non ha perso, diciamo, le sue certezze, quindi ha trovato l'1-1 con Finotto e anche sotto il 2-1 ha avuto comunque le possibilità di pareggiare i conti con Theo Hernandez che ha salvato un gol sulla linea. Quindi Monza che comunque è andato a San Siro con la determinazione, con la propositività di impostare il proprio gioco anche in un campo chiaramente difficile come quello della Scala del Calcio. I singoli, molto bene la coppia di centrali di Belluschi-Paletta, benissimo Barberis in cabina di regia ad impostare tutte le azioni del Monza e poi davanti Finotto, autore del gol ma anche tantissimo movimento. Maric ancora un po' imballato, quindi deve ancora un po' entrare negli schemi di questo Monza di Christian Brocchi. E poi gli altri nuovi, insomma, diciamo, non hanno giocato tantissimo, quindi sono un po' tutti da scoprire. E vediamo anche come finirà il calciomercato del Monza. C'è un nome molto caldo, è quello dell'argentino Juan Brunetta, fantasista argentino, che potrebbe arrivare a Monza nelle prossime settimane. Abbiamo sentito le parole di Matteo che è intervenuto a proposito della partita Milan-Monza, ci ha commentato la partita Milan-Monza, che tra l'altro volevo raccontarvi velocemente questa piccola cosa. Noi di Pianeta Monza abbiamo chiesto a Matteo un video soltanto sul commento della partita Milan-Monza, ma lui, siccome ha azzeccato. Azzeccato, bravura, ha preso tutti gli acquisti, mi ha preso Di Gregorio, mi ha preso Carlos Augusto, mi ha preso Donati, mi ha preso Maric e quindi anche in questo video ci ha messo il suo, ci ha svelato di Juan Brunetta, obiettivo, nuovo obiettivo del Monza. Ovviamente Matteo, su questo canale sei sempre il benvenuto e ti salutiamo. Ormai a Sky hanno Gianluca Di Marzio, a Sport Italia hanno Alfredo Pedullà, a Pianeta Monza abbiamo Matteo Delbue. Comunque, in settimana si è giocata Monza-Lecco, Monza che ha vinto 2-1 in amichevole a Monzello, qui a Monzello a porte chiuse, con i gol di Mosti e di Maric nel finale. Andiamo a vedere l'entusiasmo dei tifosi all'uscita dei giocatori dopo la partita. Vediamo. Ciao Mino. Gentilissimi Ciao. ragazzi. Ciao Mino. Vai.
Grande tigre. Manna, facciamo una foto che sei il numero uno. Sei il numero uno. Grande. Ciao Derrick. Ciao Derrick. Ciao Ciccio. Ciao Mirko. Ciao Maric, un saluto alla pianeta Monza. Maric. Ciao Maric, saluto Maric. Mi viene Maric, il numero uno. Il 9 settembre a Piazza dei Miracoli a Pisa è uscito il calendario di Serie B 2020-2021. In grafica possiamo vedere le partite del Monza e le loro rispettive date, sia andata che ritorno. Vi ricordo inoltre che il calendario lo potete trovare nella nostra pagina Instagram. Analizziamo brevemente le varie partite. Sì Ale, grazie all'aiuto della grafica possiamo guardare bene il calendario di questa Serie B 2020-2021 e in particolare tutti gli appuntamenti del Monza. In rosso sono segnate le gare, le date, gli appuntamenti per quello che riguarda il girone d'andata, mentre in grigio scuro le date per quelle che riguarda il girone di ritorno. Si parte quindi con Monza-SPAL il 26 settembre, come appunto ci illustra la nostra grafica, una partita non facilissima all'esordio per i ragazzi di Mister Brocchi. Perché? Perché affrontiamo una squadra che è appena retrocessa dalla Serie A e quindi ha giocatori d'esperienza per questa categoria, quindi non sarà semplicissima, così come non sarà facilissima la seconda, la trasferta al Castellani contro l'Empoli, altra squadra retrocessa la stagione passata dalla Serie A. Vediamo, scorrendo la nostra grafica, da questa parte più o meno penso, che abbiamo praticamente, si giocherà tutte durante le festività natalizie, quindi si giocherà il 22 dicembre, si giocherà il 27 dicembre, si giocherà il 30 dicembre e si giocherà il 3 gennaio, l'ultimo appuntamento al Via del Mare con Lecce e solo dopo il 3 gennaio ci sarà la sosta che arriverà fino alla gara casalinga il 16 gennaio contro il Cosenza. Quindi un calendario, una Serie B difficile, perché quest'anno ci sono tante squadre importanti. Ricordiamo quelle che sono retrocesse l'anno scorso: c'è il Brescia, c'è il Frosinone e c'è la Spalla, appunto, alla prima giornata. E poi ci sono altre squadre importanti, anche come il Frosinone, come il Chievo, come l'Empoli, come la Regina, come il Vicenza, quindi tante squadre importanti in questa Serie B. Sarà una delle Serie B più belle degli ultimi anni e sarà bella, sarà difficile, speriamo che il Monza lo affronti nel migliore dei modi. Ovviamente la campagna acquisti è importante, non è finita qui, come abbiamo sentito prima. E quindi vediamo, speriamo bene, forza Monza, questo è il calendario della stagione 2020-2021. E ricordiamo che la prossima partita dei Brianzoli sarà questa sera alle ore 20:45 su Canale 20, i Brianzoli appunto giocheranno a Lumezzane contro il Vicenza. Per concludere questo settimanale io do il collegamento ad Antonio che nel frattempo si è spostato in piazza Trento, in centro, il cuore di Monza, dove vedo che ha fatto conquiste. Quindi ragazzi, per me il video è finito, io vi saluto e come sempre forza Monza! E per oggi abbiamo un saluto speciale. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, forza Monza! L'hanno detto loro, quindi iscrivetevi e forza Monza, mi raccomando, ciao! Ciao.